titolare, ti avevo chiesto già le emozioni di rientrare in campo, ti chiedo l'emozione proprio di rientrare nell'11 di partenza. Sì, il mister già mi ha messo dentro contro il Novara un quarto d'ora e ho lavorato tutta la settimana per cercarlo di metterlo in difficoltà nelle scelte e sperare di partire titolare con Latina. Ci sono riuscito, è stata un'emozione veramente bella e adesso spero di dare continuità. Tra l'altro ti ha messo in un ruolo un po' particolare, ti sei riscoperto un po' un trequartista tipico, come ti trovi in quel ruolo? No, diciamo che se l'anno scorso, se ti ricordi, l'ultima partita l'ho fatta col Pescara, ho fatto lo stesso ruolo, è un ruolo che comunque l'ho fatto quando ero più giovane, quando ero nella primavera, negli allievi. Ah, l'hai fatto? Sì, l'avevo già fatto e mi piace tanto, che comunque è un ruolo che ti devi buttare nello spazio, è più facile da andare anche a far gol. E cerco di farlo nel miglior modo possibile. Tra l'altro Brocchi ti ha dato fiducia, tanta fiducia, lo diceva anche, addirittura quando eri infortunato, aspettiamo dall'olio, aspettiamo i dentri dall'olio, sei rientrato e subito ti ha giocato. Questa è sicuramente una cosa che a me fa tantissimo piacere, mi è stato vicino quando ero fuori, e sia il mister che lo staff, che la società, i miei compagni, tutti quanti mi sono stati vicini, questa è una cosa che veramente mi ha fatto piacere. Io torno un attimo sul campionato, sei d'accordo con me che quest'anno è un campionato forse ancora più equilibrato di tutti quelli che sono passati, nel senso che vedo parte da qualche partito poi in un modo particolare, poi appunto un calo, ho passato un brutto mese anche lui, adesso anche lui che fa non fa dominando come faceva prima, quindi tutti come abbiamo detto sì, non sì. Si è potuto fare con tutte, ma di base c'è un equilibrio molto molto particolare. No, è un campionato comunque, dai, siamo tutte lì, a parte il Verona che sappiamo benissimo che ha una squadra da Serie A, anche se quando siamo andati a Verona li abbiamo messi in grandissima difficoltà e abbiamo fatto una grande partita. Sì, anche col Cittadella siamo andati a vincere fuori casa e possiamo fare tanto, dai. Ieri durante la cena di Natale è stato più volte definito questa squadra, questo gruppo, questa società una famiglia. Ma è davvero così? L'anno scorso, faccio riferimento all'anno scorso perché è il primo anno che ero qui, pensavo che il gruppo era uno dei più belli che abbia mai avuto. Dico che quest'anno l'abbiamo superato, il gruppo dell'anno scorso. Siamo veramente una famiglia vera e propria. Ci aiutiamo l'uno con l'altro, anche l'umore che c'è nello spogliatoio è veramente un qualcosa che chi sta fuori non può capire. State preparando in modo particolare questa partita dopo soprattutto un po' il rammarico dei 2 punti lasciati a Latina? Si gioca in casa, invece in casa ha sempre fatto il suo, mancano 2 partite sulla carta abbordate, perché poi dopo comunque non muore niente nessuno, la provincia proviene da un buon momento, ha battuto 3-1 la Spalla, sembra un partitore. Noi tutte le partite cerchiamo comunque di andarle a vincere, poi ci può andare bene, ci può andare male. Sicuramente la partita in casa col nostro pubblico ci aiuta e speriamo di fare il risultato sabato, così passiamo anche un felice Natale. Tra le altre cose è un periodo quasi di mercato, diciamo anche pochissimo, poi si aprirà con un bellissimo discorso con il mercato. Puoi essere tu un acquisto interno già in casa per il 2017? Ah, me lo auguro, dai. Io do il 100% ogni allenamento, ogni partita. Mi auguro che comunque nel 2017 vada ancora meglio, che possa giocare ancora di più e basta. Ci siamo lasciati l'ultima volta, l'anno scorso, con un grandissimo gol, penso uno dei più belli che tu abbia fatto, poi dopo, a parte purtroppo non è finita così, non è per purtroppo, però il gol è rimasto. Hai detto che ti piace fare questo ruolo anche perché ti trovi più spesso in zona porta. Tu hai l'idea, cioè hai nelle tue corde quando vedi la porta, cercare di puntarti, ti viene da farlo. Diciamo che anche questo ruolo implica nell'aiutare il centrocampo, che
diciamo, il ruolo dove ho sempre giocato a centrocampo. Però questo ruolo da tre quarti mi piace perché comunque ti devi buttare nello spazio. Io cerco sempre di buttarmi nello spazio, andare nelle spizzate di Andrea. Basta così. Due partite diciamo fondamentali, sentite un po' il peso tra virgolette della responsabilità, nel senso classifica molto corta, chiudere bene il 2016 per proiettarsi poi nel 2017, sentite un po' più di pressione rispetto al solito? Ma pressione no, perché alla fine il nostro obiettivo innanzitutto è la salvezza e penso che comunque chiudere il girone d'andata con 25-27 punti sarebbe normale, dai, per conquistare la salvezza il prima possibile. È normale che nel girone di ritorno cercheremo di dare ancora qualcosa in più e magari puntare a qualcosa come playoff. Per me l'ultima, siamo sotto Natale, sotto le feste, che cosa, ti aspetti per il tuo futuro qui a Brescia nel 2017? Che regalo ti vorresti fare? Giocare fino alla fine, sperare, io veramente è un sogno per me arrivare in Serie A con questa società perché comunque è una società che ha fatto tanti anni la Serie A e ci può arrivare benissimo e vorrei arrivare in Serie A con il Brescia. Posto per me, grazie. Grazie. Grazie.